Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su TV Centro Marche. Dunque, danni ingenti denunciati da tempo all'agricoltura a causa della fauna selvatica, in particolare cinghiali. E oggi la protesta è arrivata di fronte al Palazzo della Regione, dove gli agricoltori hanno chiesto interventi urgenti. Sentiamo Gianmarco Minossi. Che la regione cacciano i soldi, fa un recinto grossissimo sulla montagna. La montagna si catturano e si mettono lì dentro e non danno fastidio alla campagna. Una buona risposta si deve avere, una buonissima risposta. Sì all'abbattimento dei cinghiali, fermate le loro devastazioni e stop alla distruzione dei campi. Sono alcuni degli slogan che campeggiano sui trattori condotti dagli agricoltori nel corteo organizzato da Coldiretti Marche, che si è snodato lungo via Tiziano e che è culminato con l'arrivo a Piazza Leopardi in un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale. Non solo agricoltori, presenti alla manifestazione anche 50 sindaci dei comuni tra i più colpiti dalla piaga dei cinghiali. Un problema, sostiene Coldiretti, che non riguarda più soltanto i raccolti, ma anche i centri urbani e cittadini. I danni che i cinghiali fanno alle nostre colture sono elevatissime, non ci permettono di lavorare, non ci permettono di raccogliere i frutti del lavoro che noi facciamo sui nostri terreni. Sono una minaccia per i cittadini a livello di incidenti stradali, di problematiche che possono portare. Non una vera e propria manifestazione contro i cinghiali, sostengono gli agricoltori, quanto piuttosto contro gli enti che non li tutelerebbero. I giovani imprenditori agricoli che sono la forza trainante di questo paese, la forza trainante del futuro di questo paese, hanno il diritto di essere tutelati, hanno il diritto di essere difesi contro la proliferazione incontrollata della fauna selvatica. Coldiretti chiede quindi alla regione un piano di intervento straordinario alla luce della recente modifica della legge nazionale, in modo da poter intervenire anche nelle aree protette. La questione delle aree protette è oggi urgente così tanto quanto la questione che riguarda la devastazione dei raccolti per le nostre aziende agricole.